colpo di testa. Domenica 19 novembre il successo dell'Atalanta sulla Sampdoria arriva al 90esimo, dopo una gara emozionante caratterizzata da 5 gol. Va per prima in vantaggio la Sampdoria, è il 24esimo. Rotella, da poco entrato in sostituzione dell'infortunato Luppi, perde banalmente una palla ad opera di Pesaresi, che può così scendere sulla sinistra e mettere in mezzo, dove Maniero, con un tocco preciso e imparabile per Ferron, mette in rete. Pareggio al 38esimo grazie ad una punizione di Herrera dai 18 metri, che manda la palla a schizzare sul palo alla destra di Pagotto e poi in fondo al sacco. Nella ripresa al 19esimo, Chiesa scende sulla sinistra e serve al centro dell'area Seedorf, che, complice la retroguardia nerazzurra inspiegabilmente ferma, insacca con una precisa zuccata nell'angolo basso alla destra di Ferron. Al 33esimo l'Atalanta pareggia. Pisani batte un angolo da sinistra e Carembeu, con un perfetto colpo di testa, gira la palla alle spalle del proprio portiere. Sul risultato di parità la partita sembra spegnersi, ma non è così. Al 42esimo Pesaresi viene espulso per un fallo da tergo su Valentini e 2 minuti più tardi l'arbitro sorvola su un intervento di Ferri in area ai danni di Tovaglieri, lanciato da Fortunato. Ma ecco al 90esimo il gol che cancella tutti i problemi di questa partita. Morfeo sulla sinistra tenta il cross una prima volta, recupera la ribattuta di Sacchetti, crossa una seconda volta e Tovaglieri di testa segna il suo primo gol al comunale. L'Atalanta vola così al 7° posto della classifica.